Classic Team, grandissimo risultato. Venga, venga, non si sottragga a queste cose che sono importanti. Ah già, è vero, il cagnolino. Consigliamo le coppe, diamo le coppe, una a testa. Si sono affezionate le coppe, eh. Bisogna spiegargli come funziona. Va bene. Bene, complimenti. Vuole dire qualcosa a sua discolpa? Mi faccia la domanda di scorta. è stato bravo, complimenti. Grazie. Bellissimo equipaggio. Secondo raggruppamento, terza piazza per Gerardo Nardiello e Mauro Bonfante con la Porsche 356A. C'è qualcuno che ritira per loro. Seconda piazza per Ezio Andrea Sala in coppia con Gianluca Cioffi. Un'altra bella Fiat 1100, 103, turismo veloce. Complimentissimi, due. Ne prende due la signora. Là. Sono in un brutto posto, ho capito, vado di là, mi sposto di qua. E vince il secondo raggruppamento Massimo Zanasi e Barbara Bertini. Fiat 1100, 103 del Classic Team. Sì, esatto. Esatto. Passiamo al terzo raggruppamento, terza piazza per Maurizio e Filippo Marco De Bellis. Alfa Romeo Giulietta Sprint, Black Eagles. Assenti ingiustificati. Niente, li mettiamo via. Seconda piazza per Massimo Cecchi con Emma Graziani. Alfa Romeo Giulietta Spider. Scuderia Nettuno Bologna. Vince il terzo raggruppamento Valerio Rimondi con Liana Fava. Triumph TR3A. Scuderia Nettuno Bologna. Ancora tre equipaggi, passiamo al quarto raggruppamento, terza piazza per Ermanno Giuseppe Molinari in coppia con Doriano Vavassori, Porsche 356B della Franciacorta Motori. Eccoli qua, belli freschi come delle rose, guarda che roba, hanno fatto anche la doccia. Seconda piazza per Sergio e Romano Bacci, Alfa Romeo. Giulia T. Super del Jolly Roger. Là. Vince il quarto raggruppamento Guido Marcella in coppia con Ombretta Guidotti. Porsche 356C del Classic Team. Passiamo al quinto raggruppamento, vediamo se è tutto in ordine per Andrea, Luca. Ok, fatto tutto a posto, la figlia che ti richiama, all'ordine. Benissimo, terza piazza, quinto raggruppamento, terza piazza per Vincenzo Massimo Bertoli con Alberto Gamba, Lancia Fulvia Coupé della Franciacorta Motori. Eccoli qua, buonasera, complimenti. Grazie a voi, complimenti, bravissimi. Seconda piazza per Giuliano Canè e Lucia Galliani,
Lancia Fulvia 1003S dell'Oro Piana Classic. Ai. Abbiamo un po' di ruggine, eh? Non è la ruggine. Che bella. E allora vince il quinto raggruppamento, l'equipaggio formato da Antonino Montalbano e Federico Cattaneo, auto bianchi A112 del Franciacorta. Eccoli qua. Mi verrebbe da dire Montalbano sono. Sì, ha più capelli. E mi sa che è anche più simpatico. Complimentissimi. Tanti chilometri, meritatissimo risultato, complimenti, tanti chilometri sulle spalle. E mi sa che stasera rifaranno altrettanti per tornarsene a casa. Dunque, sesto raggruppamento, terza piazza per Stefano Pasinato in coppia con Giovanni Onorati. Lancia Fulvia Monte Carlo della scuderia Nettuno di Bologna. Ritira per secondo equipaggio classificato nel sesto raggruppamento Salvatore Cusumano e Alberto Carrotta, un'altra 112 Abarth del Classic Team. Ah, però diceva che aveva fatto una gara sotto le sue aspettative, lì il nostro Salvatore invece, porca miseria, questo, pensa quando va bene, chissà cosa combini. E vince il sesto raggruppamento Edoardo Bellini e Roberto Ottorino Tiberti, un'altra 112 Abarth, questa volta del Franciacorta Motori. Sei veramente senza pietà, sei veramente da squalificare solo per la premiazione. Veramente, veramente. Qua c'è un 300 letto, anzi direi di più, 600. Allora, settimo raggruppamento, terza piazza per Loris Lomignon con Gabriella Scarioni. Lomignon. Un'altra 112, Elegant, con i colori della scuderia, squadra corse Omae, Kmae. Seconda piazza nel settimo raggruppamento, a carico di Alberto Aliverti, in coppia con Lorenzo Cogliandro. A 112 Abarth, del Franciacorta Motori. Ritira per lei? Ritira, va bene. Ma poi facciamo in modo che arrivino queste coppe, però. Tutte e due? Sì. Seconda piazza, va bene. Vince il settimo raggruppamento Mario Passanante con Elisa Buccioni, a 112 Elegant del Franciacorta Motori. Ma quanti raggruppamenti abbiamo? Ok, ottavo raggruppamento, partiamo dalla terza piazza per Paolo Vanoni in coppia con Pierina Dalla Giovanna, Alfa Romeo Spider 1006, Stazio Nuvolari. Nuvolari? Non c'è. Seconda piazza per Dario Converso in coppia con Federica Ameglio. Un'altra 112 Abarth della Padova Autostoriche. Qualcuno che ritira per lui? Non c'è. Va bene. No. Va bene, ok. Questi non so se vogliamo chiamarli. Vogliamo chiamare? Siamo oltre. Ok. Vince, l'ottavo raggruppamento, una coppia che non mai visti questi qua. Paolo Salvetti, Bruno Spozio. Una A112 Junior, i colori della Historical Club di Verona.
Ok, abbiamo finito la classifica dei raggruppamenti, passiamo alla classifica speciale riservata agli equipaggi femminili. Terza piazza per l'equipaggio formato da Imaria Annalisa Bottini, scusate, e con Rosemary Boscardin, scusate. Buon gustaio. Aspetta, aspetta le foto, aspetta, aspetta, torna su, facciamo le foto e fatelo magro per piacere perché sfigura in mezzo. Là, anche i fiori, gli diamo alle signore, di qua, di qua. Ok. Pronto? Sì. Seconda piazza per l'equipaggio femminile formato da Biglietti Biglietti Federica e Luisa Ciatti. Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce. Eccole qua. Socialisti. Bene, vince la classifica degli equipaggi femminili l'equipaggio formato da Lucia Fanti e Susanna Sarri, Alfa Romeo Giulietta Sprint del Classic Team. Devo dire che si sono battute benissimo perché sono state più o meno vicine. Classifica scuderie, prima di arrivare alle top car. Allora, classifica scuderie, terza piazza per la scuderia Loro Piana Classic. Con 5 vetture ammesse. Sì, esatto, non troppo di corsa, non andate troppo forte. Eccoli là, eccoli qua. Vabbè, siete vecchi. Aspetta, 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 giusto, giusto, giusto. No, devo fare un piccolo ringraziamento, perché noi siamo venuti così un po' per allenamento questa volta, è la finta, è per spiegare che noi non volevamo infastidire questi gruppi così bravi, però devo dire solo una cosa, una gara bellissima. Complimenti, splendida, splendida, splendida. Vale doppio questo, vale doppio questo complimento. Grazie veramente, grazie, complimenti ancora. Ritorno di qua. A sfavore di telecamera, seconda classificata nella classifica riservata alle scuderie, la classifica ufficiale recita così, seconda piazza per la Franciacorta Motori, e sono tantissimi, ben 13 gli equipaggi a segno nella classifica delle scuderie, addirittura in tre, ma è pesante quella coppa lì, eh? Vince la classifica scuderie, indovinate un po'. C'è il presidente? No? Sì, pronti? Siete pronti? Allora vince la classifica delle scuderie il Classic Team. Applausolissimo.
Applausone per questa magnifica scuderia, veramente giunta in forze fino a Rovereto. Allora, passiamo alla classifica delle top car. Iniziamo dalla terza piazza, se non vado errato. Terza piazza a carico di Pierluigi Fortin e Laura Pile, Fiat 1500 aerodinamica. La. Teniamoli qua, sì, mettiamoli qui un attimo, poi dopo ritorniamo tutti insieme. Seconda piazza per l'equipaggio formato da Andrea Luigi Bellometti in coppia con Emanuele Peli, Fiat 508 S Seat Spider Sport dell'Oro Piana Classic. Ritira sempre lei, ovviamente ne ha facoltà. Sì, stia qui. Stia qui, ok. Allora, li hai messe d'accordo? Si sono organizzate? Adesso. Qui, ah, sono troppo grandi? Ok, primo classificato della classifica finale Top Car, abbiamo Luca Patron e Massimo Danilo Casale, Fiat 514 1000 miglia, ancora l'Oro Piana Classic. Allora, prima... Fermi lì e non vi muovete. Chiamiamo anche una, c'è un premio speciale, la Luisa Bifulco, un'artista che ha realizzato questo magnifico quadro dal titolo di Viaggio Sfumato. Eccola qui, bellissima. E ovviamente... voglio vedere adesso come fai. Ecco, eccolo qua il quadro, bellissimo questo quadro che sarà poi bello. Sì, è un mazzo di fiori ovviamente per l'opera che ha conquistato tutti, è un quadro meraviglioso. La Luisa Bifulco, ovviamente, anche un omaggio per lei, per la sua opera artistica veramente eccezionale. Ok. Lo rimettiamo lì? Sì, bene. Bene, bene. Passiamo alla classifica assoluta, dobbiamo premiare 5 equipaggi, iniziamo dal quinto classificato, Andrea Luigi Bellometti con Emanuele Peli, Fiat 508S, Seata Spider Sport, eccetera, 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 dell'Oro Piana. Dove sei Andrea? Ancora? Cioè, ma c'hai il furgone? Il carrello? C'hai il camion dietro? Poi devi ricordarti a chi darle, eh? Anche l'altra prenditi. Là, le porta via lui, è cattivo questo. Quarta piazza, vabbè facciamo le foto prima, dai vabbè. Bravo Andrea. Bello, eh? Abbiamo anche la macchina di Bellometti. Sì. Benissimo. Quarta piazza a carico di Massimo Zanasi e Barbara Bertini, una Fiat 1100 103 del Classic Team.
Ah, che bella coppia. Prego, prego, complimenti. Là. Allora, chiamiamo terza piazza, chiamiamo il terzo classificato della classifica assoluta ufficiale ormai, classifica quindi finale, Mario Passanante e Elisa Boccioni, la A112 Elegant del Franciacorta Motori. Sì, sì, va bene. Seconda piazza, faccio un po' di scena oppure sei pronto? Seconda piazza per Edoardo Bellini e Roberto Torino Tiberti. A 112 Avart, prego, prego. Là. Il momento del vincitore. Vince la 24esima edizione della Coppa Città della Pace, seconda gara del campionato italiano regolarità per auto storiche, Pierluigi Fortin e Laura Pine, Fiat 1500 aerodinamica del Classic Team. E stavolta si sono presi su anche i cuccioli, eccoli qua, anzi un cucciolo. La mascotte dell'equipaggio, fermi così. Sì, per così lascio il microfono a Luca Manera che vi vuole salutare tutti. Sì, l'ultimo saluto finale mentre fanno le foto, volevo solo ringraziare chi ci ha dato una mano a fare la manifestazione, dai cronometristi, ai commissari, ai club che in centro hanno ravvivato un po' il centro, il Ferrari, il registro Ferrari italiano qua rappresentato da degli amici, il Volvo Club. E basta, vi ringrazio ancora di essere venuti, vi aspetto l'anno prossimo per la 25esima edizione, grazie. Ah, una cosa, vivere queste gare vedendo i tempi che fate è impressionante, perché durante la gara ci sono stati 6-7 possibili vincitori che sono andati avanti dietro. E arrivate sempre talmente vicini uno all'altro che siete solo da applaudire, insomma, ecco. Complimenti a voi.